Importante svolta sull'omicidio di Lorenzo Pucillo, il medico sociale del Picerno Calcio, squadra che milita in Serie C, trovato senza vita lo scorso marzo nelle campagne di Pescopagano in provincia di Potenza. I carabinieri hanno arrestato infatti un uomo di 41 anni con l'accusa di essere l'assassino del 70enne medico lucano. Si tratta di una persona molto nota anche alla vittima, con la quale l'uomo avrebbe avuto diversi diverbi anche in passato. La persona arrestata è Giovan Battista Enrico. Secondo la Procura della Repubblica, che ne ha richiesto l'arresto, l'indagato avrebbe agito spinto da pregressi litigi per ragioni di vicinato. Interrogato a lungo dopo il fermo, il sospettato avrebbe fatto le prime ammissioni di colpevolezza. Gli inquirenti infatti avevano chiuso il cerchio attorno a lui dopo aver raccolto diversi indizi. Dopo gli interrogatori tra familiari ed amici, oltre ad esami del DNA e rilievi, infatti gli inquirenti avevano indirizzato le loro indagini proprio sull'uomo. Il cadavere di Pucillo fu trovato il 22 marzo. In un primo tempo si ipotizzò che il medico fosse stato travolto ed ucciso da un bovino appartenente al suo allevamento. Successivamente fu scoperta una ferita d'arma da fuoco causata da un fucile.